Salve a tutti, io sono Paolo Quadrino e questa è la rubrica Il Punto della rivista Orizzonte Scuola e oggi sono in compagnia del professor Domenico Ciccone, che saluto. Ciao Domenico. Buongiorno a tutti. Domenico Ciccone è dirigente scolastico e anche autore editoriale. In collegamento dal suo istituto a Saviano, dico bene, in provincia di Napoli, Istituto giusto? Superiore Montalcini Ferraris di Saviano e Marigliano, in provincia di Napoli. Benissimo. L'argomento di oggi, come vediamo in sovraimpressione nella slide, è collegato al tema del diploma in 4 anni, ovvero le scuole che prevedono percorsi quadriennali per l'esame di Stato. Domenico, ho letto in rete dei tuoi interventi su questo argomento e quindi pensavo di darti voce anche sulla nostra testata per quanto riguarda Grazie. la sperimentazione di questi percorsi quadriennali. Ecco, dici un po' te qual è la tua impressione. Sì, siamo di fronte di nuovo a una nuova sperimentazione nazionale, praticamente, che in qualche modo ricalca le orme di quella che è stata la sperimentazione del 2017. E in realtà, però, quella precedente, quella del 2017, venne inizialmente attuata per 100 classi liceali, successivamente innalzate a 200 per l'intero territorio nazionale. In realtà quella era una sperimentazione ministeriale che non era stata influenzata da fattori esterni, come invece avviene adesso col decreto 344, dove abbiamo l'influenza rispetto alla sperimentazione dei percorsi quadriennali del PNRR, cioè praticamente, per capirci, è nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il governo ha stabilito di introdurre questa sperimentazione che a questo punto assume il compito di innovare la scuola o tentare l'innovazione della scuola, che evidentemente era uno degli obiettivi che il PNRR dava per obbligatori per accedere ai finanziamenti straordinari da parte dell'Unione Europea. In questo caso, le classi, proprio perché la sperimentazione deve essere più decisa e più in qualche modo incisiva, le classi salgono a 1.000. 1.000 classi prime dell'anno scolastico 2022-23 dei percorsi liceali, tecnici e professionali, e questa la novità in assoluto, che le 1.000 classi non atterranno soltanto all'ordine liceale, ma anche a quello tecnico e professionale, solo che in questo caso ci sarà una piccola, dovuta a problemi tecnici, una piccola variante per l'istruzione professionale che potrà accedere in concreto alla sperimentazione soltanto nell'anno scolastico 2023-24. Il perché è semplice da comprendere, perché la riforma dell'istruzione professionale, che è partita col decreto 61 del 2017, termina proprio quest'anno scolastico, e quindi ci sarebbe stato un accavallamento, termina in quest'anno scolastico, diciamo, quando si concluderanno le vecchie sperimentazioni, inizieranno le nuove, quindi ci sarebbe stato un accavallamento. Probabilmente sul piano tecnico è questa la ragione. La vera novità è che però le classi in numero molto, molto più ampio che prevede questo nuovo decreto potranno restituire dati molto più attendibili e molto più concreti rispetto alla validità di questi percorsi quadriennali. Le finalità di questi percorsi sono molto semplici. In realtà si tratta di riuscire a compiere il percorso curriculare inizialmente stabilito in maniera quinquennale in 4 anni, cioè quindi accorciando di un anno l'intero percorso curriculare dell'istruzione secondaria di secondo grado. Tanto è vero che nella sperimentazione dei percorsi quadriennali non si possono
attuare sconti o riduzioni di orario. Deve essere assolutamente riportato l'intero curricolo quinquennale con le quote orarie e con i quadri orario stabiliti dagli ordinamenti. Quindi, ad esempio, se i licei compiono 4.725 ore di curricolo quinquennale, devono svolgere quelle 4.725 ore nel curricolo quadriennale. Mi correggo, sono 4.752, perché sono i primi due anni a 891 ore e i successivi tre a 990 ore. Come vedete, sono percorsi particolarmente tecnici, particolarmente diciamo votati alla realizzazione di ordinamenti vigenti che hanno le loro regole stringenti, molto stringenti, perché come tutti sappiamo non si possono ridurre le ore ordinamentali di nessun ordine scolastico, ma che proprio in quanto tali richiedono un'attenta progettazione dei collegi dei docenti e un'altrettanto attenta valutazione da parte dei consigli d'istituto. Credo che tutte le scuole che hanno aderito alla progettazione lo abbiano fatto nella giusta direzione, con l'attenzione che merita questa sperimentazione, che è un'attenzione che è un'attenzione indispensabile e irrinunciabile. Domenico, scusa, prima hai accennato al discorso della sperimentazione. I risultati sono pubblicati, praticamente sono visibili per vedere come è andata in questi anni la sperimentazione pregressa? La sperimentazione è stata monitorata dal Ministero. Sì. Dico con rammarico che a me non risulta che ci sia stata la pubblicazione di questi risultati o che sia stata, come dire, resa alla comunità scientifica oltre che a quella professionale. Sicuramente è stata monitorata perché era previsto già nel decreto del 2017 un attento monitoraggio da parte del competente dipartimento ministeriale, anche per garantire la prosecuzione della sperimentazione nelle scuole che l'avevano chiesta, perché come è previsto anche nel nuovo decreto, nel 344, a fronte di un monitoraggio negativo, si darà alle scuole che lo avranno ovviamente ottenuto la possibilità di continuare solo le classi in continuità, e quindi non si darà l'autorizzazione a continuare con le nuove classi. Piuttosto c'è ancora un'ulteriore osservazione da fare. Se è stato monitorato un processo sperimentale negli anni scorsi, non mi risulta tra l'altro che sia stata coinvolta in nessun modo l'università, e questo già è un fatto che non assolutamente non positivo. Però il Ministero fa il suo lavoro, giustamente, se ha monitorato queste classi, queste 200 classi tuttora in funzionamento, c'era anche un'altra strada, c'era la strada di dare ad ogni scuola la possibilità di aderire o meno, sulla base dei risultati e delle buone pratiche che potevano essere diffuse, di aderire o meno in autonomia, utilizzando l'autonomia scolastica, che non ci dimentichiamo ormai ha superato sia la è diventata sia maggiorenne, ma ha superato anche i 20 anni. L'autonomia scolastica risale a una legge del 97, con un regolamento del 99 e con una effettiva applicazione dal 1 settembre del 2000. E l'autonomia, a quanto pare, però, diciamo, è data alle scuole un po' a fisarmonica, dico io, talvolta troppa autonomia, come avviene in alcuni casi anche in questi giorni, talvolta troppo poca autonomia. Rispetto a questa sperimentazione, io avrei preferito che, sulla base dei dati della sperimentazione iniziata nel 2017 e quindi verosimilmente conclusa nel 2021, sarebbe stato il caso di rendere noti i risultati dei monitoraggi, delle buone pratiche, e finalmente avviare le scuole verso percorsi autonomi, benché contingentati, diciamo con numeri ridotti di classi, sulla base di protocolli ministeriali che potevano essere inviati alle scuole come punti di riferimento. Beh, vedremo adesso col PNRR, che invece impone riforme
strutturali in tutte le più importanti azioni degli stati che ne beneficeranno, quale riforma strutturale si prepara per la scuola italiana con questa sperimentazione quadriennale. Perdonami. Sì, sì. No, prego. La dico subito. La sperimentazione, c'è una spinta notevole in Italia sulla scorta di alcune esperienze che più o meno la metà dei paesi membri dell'Unione Europea compie con i percorsi secondari di durata quadriennale. Questa spinta di terminare prima del 19° anno di età la scuola superiore e quindi il compimento degli studi. In realtà qui c'è proprio un vero e proprio problema di cittadinanza sul quale io sono stato sollecitato alla riflessione dal mio amico nonché mentore Maurizio Tiriticco, il quale nella sua lunghissima esperienza che salutiamo affettuosamente, nella sua lunghissima esperienza di scuola e di cittadino soprattutto, fa notare una cosa importantissima. Dice: ma com'è possibile che un cittadino a tutti gli effetti con più di 18 anni può diventare titolare di un'impresa, può diventare quindi imprenditore, può diventare lavoratore, è un cittadino a tutti gli effetti ma deve ancora andare a scuola? E talvolta le scuole mandano anche l'avviso a casa perché ha fatto più assenze del dovuto. Mi sembra effettivamente una contraddizione in termini costituzionali, perché se la maggiore età si raggiunge a 18 anni, il cittadino a 18 anni o giù di lì dovrebbe aver terminato tutti i percorsi di cittadinanza, compresa la scuola e l'assolvimento dell'obbligo formativo. Questa è un'ulteriore osservazione che, come vedete, viene dalla scuola militante, dalle persone che pensano e che scrivono di scuola, come l'amico Maurizio, ma viene anche dal sentire comune. I nostri studenti finiscono troppo tardi gli studi, soprattutto quelli universitari, e il contributo che avrebbe potuto dare all'occupazione dei giovani, sappiamo che abbiamo livelli di disoccupazione giovanili probabilmente unici al mondo, si parla ancora del 28% di disoccupazione giovanile, gli ultimi dati, nonostante la ripresa che è poderosa, e diciamo, almeno per quanto mi riguarda, io ho avuto il piacere quest'anno di vedere occupati quasi tutti i giovani che si sono diplomati all'istruzione professionale, per una delle prime volte che mi accade da quando svolgo questo lavoro, perché le imprese erano proprio affamate, si può dire, di giovani diplomati per avviarli nelle attività. Sappiamo, c'è tanto fervore, c'è il 110% nell'edilizia, c'è una ripartenza del sistema moda, c'è una ripartenza del... noi abbiamo anche gli ottici, per esempio, o i servizi commerciali. Insomma, i ragazzi stanno cominciando a trovare nella società delle risposte anche lavorative, magari saltuarie, magari precarie, ma ci sono. Tu hai anche un indirizzo sanitario, se non sbaglio. Anche sì, un indirizzo per la sanità e l'assistenza sociale, anche quello è un indirizzo professionale che sta andando molto bene. Nonché anche il liceo, diciamo, sta orientando i giovani verso anche percorsi universitari brevi, allo scopo di entrare il prima possibile nel mondo lavorativo e poter sfruttare anche il lavoro come occasione formativa, perché non dimentichiamo che sul lavoro, e diciamo l'alternanza ce lo ha insegnato, si continua ad imparare, si ci perfeziona, e dovrebbe essere questa un po' la regola, continuare gli studi accademici già avendo scelto un lavoro, già esercitando un lavoro, e perfezionarsi sia lavorativamente sia a livello teorico su quel lavoro che si sta svolgendo. È un po' questo il futuro. Il problema però è che all'estero, con i percorsi quadriennali e con l'università triennale, che ha un senso, non è svilita di senso come è accaduto in Italia, scusatemi, non è il mio campo di azione, ma ne parlo come genitore e come preside, onestamente vedo che i corsi triennali universitari sono un poco sviliti di senso, perché per esempio il paradosso italiano: si può insegnare, puoi diventare docente tecnico pratico ITP con un diploma, non puoi diventare ITP con una laurea triennale. Ecco, la dico giusto per capirci di una delle contraddizioni più forti del sistema
Domenico italiano. Berlino. E quindi ci Benissimo. sarebbe un'ottima cosa coniugare corsi quadriennali con università triennale, avere dei giovani che a 21 Ecco. anni sono già formati e Sì. possono entrare nel mondo del lavoro. Senti, anche se aggiungo una parentesi, comunque individualmente si può prendere il diploma in 4 anni anche nelle scuole che È previsto prevedono. dagli ordinamenti, Esatto, e quindi. per merito, ci sono nelle annuali ordinanze degli esami di Esatto. Stato, ma anche viene ribadito, ma nel regolamento degli esami di Stato c'è scritto che se uno studente frequenta il Sì. quarto anno ed è particolarmente brillante, può accedere all'esame di Stato con anticipo di un anno. C'è una serie di requisiti, bisogna Esatto. avere una media negli anni precedenti non inferiore ad 8, superiore ad 8, quindi ci sono dei requisiti che bisogna avere, ci vuole il parere del consiglio di classe, ma questo è un giusto riconoscimento all'eccellenza, che non Esatto. dimentichiamo che il sistema, Probabilmente però va anche in questa direzione questo provvedimento. questo Anche provvedimento se per però classi in quel caso, quindi è un po' differente la situazione. sì, però attenzione, non c'è scritto da nessuna parte che i corsi quadriennali debbano essere destinati agli studenti eccellenti, No, no, perché non diventa, certo. Cambia lo altrimenti scenario. ci sarebbe anche una contraddizione del dettato costituzionale che dice che la scuola è aperta a tutti senza nessuna distinzione. E quindi dico sicuramente, però, attenzione, hai sollevato un problema, una situazione che potrebbe verificarsi, che in qualche scuola diciamo che otterrà la sperimentazione dei percorsi quadriennali, si faccia passare l'idea che questi percorsi sono soltanto per gli eccellenti. No, D'altra parte, però, d'altra parte va anche non credo detto che sia questo però lo spirito con il quale non si lo fa. è assolutamente, però va anche ribadito una cosa, Paolo, che è importante dirlo. Noi in Italia diamo pochissime opportunità agli studenti eccellenti. Siamo molto attenti alla varietà dei bisogni formativi, siamo spesso attenti, magari anche in maniera eccessiva, agli studenti con difficoltà e diciamo con bisogni educativi speciali provenienti da diverse tipologie, ma dimentichiamo che anche l'eccellenza è un bisogno Sì, educativo speciale, per vero. cui bisogna, bis certo, Vero, vero. bisogna per gli alunni eccellenti preordinare dei percorsi che poi mettano al servizio della nazione queste eccellenze, perché non dimentichiamo che avere dei cittadini con particolare dotazione ecco, allo studio, particolarmente portati allo studio, alla ricerca e alle professioni è una garanzia di progresso per la società civile. Sì, Domenico, nel decreto ultimo si esplicita proprio che nel curriculum sono inclusi l'insegnamento dell'educazione civica, anche la transizione ecologica, lo sviluppo sostenibile, le discipline STEM. Ecco, qual è la novità in questo senso? In realtà, sì, in realtà è proprio lo spirito della sperimentazione che non vuole, che non vuole semplicemente contrarre i tempi, stringere i tempi, non vuole far perdere nessuna occasione e soprattutto nessun percorso agli studenti che la seguono. Quindi i PCTO partiranno dal secondo anno, in quel caso, anziché dal terzo, e le altre esperienze, quelle legate all'educazione civica che richiedono quindi un approfondimento della Costituzione, uno studio degli obiettivi Dell'agenda 2030, 2030. dell'agenda ONU e un rinforzo, diciamo, un potenziamento delle competenze digitali, perché è questo che la cittadinanza digitale è questo che è un po' il curriculum di educazione civica per tutte le scuole, come prescritto dalla legge 92. Avvenga assolutamente e obbligatoriamente anche nei percorsi quadriennali. Ed è giusto che sia così, però non dimentichiamo che 4.752 ore contratte in 4 anni sono una quota oraria notevole in termini annuali e diciamo che supera di gran lunga quella degli ordinamenti. Arriviamo a 1056 ore per l'istruzione tecnica e professionale,
e c'è il liceo artistico che arriva addirittura a 1100 ore circa, ma ecco, con i percorsi quadriennali superiamo abbondantemente, sfioriamo le 1200 ore all'anno di attività, che sono un impegno piuttosto gravoso per uno studente. Ovviamente le iscrizioni a questi percorsi le sceglieranno giovani studenti particolarmente portati allo studio e alla scuola. Questo poi avverrà automaticamente e creerà di fatto, come dire, uno sbarramento, lo dicevamo prima, è aperto a tutti, però credo che ogni studente insieme alla propria famiglia valuterà attentamente l'iscrizione a un corso quadriennale. Sì, perché in realtà quindi sono le stesse ore, ma concentrate in 4 anni invece che 5. Sì. Esatto. Sarebbe un motivo di esclusione del progetto se ci fosse una riduzione delle quote orarie. Certo. Possono essere modulate diversamente, chiaro. Possono essere ecco, dedicate ad attività laboratoriali e ad attività interdisciplinari piuttosto che ad attività sic et simpliciter legate alle singole discipline, quindi devono essere attività progettate, e però non possono ridurre il curriculum quinquennale. Perché Domenico, questa è un'opportunità? Questa è una bella domanda. No, prima di arrivare a quest'ultima domanda, scusami, apro e chiudo velocemente una parentesi, perché sulla legge 92 in effetti poi tre sono i nuclei fondanti, no, indicati anche dalla linea guida, ma gli argomenti sono 8, quindi è più estesa addirittura oltre ai 3 che hai indicato te. Assolutamente, però anche in quel caso, volendo analizzare, non è qui la sede. No, non è questa la sede. Volendo analizzare la legge 92 con i suoi 8 argomenti, ha completamente dimenticato l'educazione finanziaria, per esempio. Sì, bravo. Guarda, Domenico, non eravamo d'accordo, ma in un libro pubblicato c'è un appendice che io ho curato, quindi non eravamo d'accordo, però abbiamo aggiunto appunto l'educazione finanziaria perché comprende... Ma l'educazione stradale, e mi permetto di dire anche l'educazione stradale, scusatemi se lo puntualizzo, ma visto il numero di... su questa cosa parlo anche con sofferenza, perché abbiamo perduto come comunità educante un giovane, lo ricordo, Pasquale, ecco, il suo ricordo mi è caro, per un incidente stradale dove a causa della velocità praticamente c'è stata questa vittima. L'educazione stradale, ci sono tante vittime giovani, che sono ancora troppi giovani che... Fai bene a ricordarlo e a dare questo indirizzo, perché è importantissimo. Quindi anche non bisogna dimenticare, ecco, allora voglio dire, la legge 92 ha commesso, diciamo, se così si può dire, vabbè, ma poi è una legge, quindi non si discute, però diciamo ci sono delle dimenticanze a cui sopperiranno le scuole. Però sono convinto che oggi ecco, maggiore autonomia alle scuole sarebbe stata, più che individuare gli 8 argomenti, bastava individuare le 3 tematiche portanti e avremmo probabilmente dato alle scuole l'autonomia che meritano. Comunque, se non erro, ma non è questa la sede, è indicata educazione stradale, benessere, salute, anche per quanto per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Sì, assolutamente. Però non è questa la sede. Ecco, tornando e per chiudere questo tuo intervento, ecco, lo hai detto e lo hai accennato, però quali intravedi possono essere le vere opportunità di questi percorsi quadriennali? Guarda, io dico racconto brevemente una cosa che mi è capitata brevemente la stagione dei come? Brevemente di... nella stagione dei PON che prevedevano gli stage all'estero, gli stage linguistici all'estero, uno studente che era all'estero a Malta, molto contento di stare lì a fare stage linguistico, mi mandò una foto insieme a una ragazza, e io diciamo, come dire, da buon preside papà risposi: auguri, hai trovato la fidanzata a Malta? Perché era evidentemente coetanea. Dice: no preside, è la mia tutor. Era una ragazza che aveva la sua stessa età e che era già laureata in inglese, ovviamente lingua madre, e faceva già il lavoro di tutor nelle scuole di lingua che a Malta abbondano. Malta, per esempio, è un luogo che ha questi percorsi abbreviati,
E ecco, la contraddizione era proprio questo. Un docente che aveva la stessa età del discente, semplicemente perché il sistema formativo ha dei tempi diversi. Beh, in Europa è stata fatta una scelta, secondo me, giusta, ma che avrebbe bisogno di indirizzi comuni. Le scuole, ogni paese se le può organizzare come meglio crede, l'importante è puntare alle stesse competenze. D'accordo, ma il problema è che però in una società globale entrare con un anno e poi a causa dell'università con 2-3 anni di ritardo nel mondo del lavoro costituisce oggi un vulnus inaccettabile per i giovani professionisti. Credo che l'opportunità per il sistema scolastico dovrebbe essere colta, questa dei percorsi quadriennali, però c'è bisogno di abbandonare anche un po' la vecchia idea di scuola che noi abbiamo, perché noi abbiamo un'idea di scuola ancora troppo ancorata agli schemi trasmissivi, quindi quantitativi, quindi non basteranno 4 anni per tutti gli argomenti che ci sono da fare. Ma oggi sappiamo che il sapere è immenso ed è improponibile rincorrere con la scuola troppi contenuti e troppe nozioni. Piuttosto bisogna innovare le metodologie e soprattutto dare ai ragazzi degli strumenti. Io credo che bisognerebbe entrare in un percorso complessivo di riforma, dove la riforma degli ordinamenti fosse accompagnata da una vera riforma anche dei contenuti e di quello che nelle aule scolastiche ogni giorno si insegna. Perché vedi, c'è anche una contraddizione in questo. Attenzione, dice il Ministero, se volete sperimentare dovete contrarre tutto le attività in 4 anni in maniera da riuscire a raggiungere il PECUP. Ma io mi dico, ma in quanti dei ragazzi in 5 anni raggiungono il profilo educativo, culturale e professionale? Abbiamo delle indagini in questo senso che ci dicono il contrario. Allora attenzione, perché l'innovazione vera non è soltanto contrarre i tempi per conseguire il diploma, ma soprattutto innovare metodi e soprattutto contenuti che si insegnano nella scuola, facendo sì che i giovani arrivino dotati di una vera cassetta degli attrezzi nel mondo che li attende. Domenico, la tua posizione, la tua idea mi sembra molto chiara e quindi non aggiungerei altro se non che l'esempio che hai fatto del tutor lo possiamo anche ritrovare in tante anche aziende che sono state acquisite da società straniere, estere, e che hanno dei manager molto molto più piccoli dei dipendenti, dei manager italiani, e quindi si ritrovano queste tue osservazioni in tanti ambiti. E mi chiedo, chissà se può essere auspicabile un domani una co-dirigenza, no, anche nelle scuole, con gli studenti, con i genitori. Chissà quanto sarebbe diversa la scuola. Io dico solo, con tutto rispetto per i dirigenti che fanno un lavoro straordinario, assolutamente, non vorrei essere nei loro panni in questo periodo, però io sono davvero convinto di quello che dico quando affermo che i giovani oggi non sono sprovveduti come spesso siamo portati a pensare, vero. Non hanno le idee poco chiare. I giovani hanno le idee chiare e leggono la società con i loro occhi, ovviamente, in maniera molto più obiettiva rispetto a quello che riusciamo a fare noi adulti. O nel mio caso, insomma, io mi avvicino ai 40 anni di servizio, insomma, non posso dialogare oggi con le stesse categorie con i giovani che ho incontrato all'inizio della mia carriera. Cambiano le categorie, ma soprattutto cambiano i paradigmi. Non mi voglio ulteriormente, come dire, stancare nel dire che noi abbiamo ancora una scuola secondaria di secondo grado che molti dei paradigmi li attinge ancora dal sistema gentiliano, che è del 1923 e che probabilmente è stata la migliore scuola possibile nel 1923, probabilmente lo è stata anche negli anni immediatamente, nei decenni, voglio dire, immediatamente successivi. Oggi siamo certi che questi retaggi, compreso ecco quello della scuola che si svolge su 5 anni, che ha le discipline, che è stringente, che non ammette riduzioni di orario o addirittura non ammette, se non nell'istruzione professionale,
stormi, scusate se uso questo termine che è tecnico, ma tra le discipline, cioè io non posso decidere se non per un misero 20% di togliere un po' di ore alle discipline, però non devo avere il perdente posto, insomma, non faccio discorsi molto tecnici, però sappiamo benissimo che è difficilissimo cambiare i curricoli e innovare anche leggermente gli ordinamenti. Questo anche se i tempi in cui viene proposto, siamo a iscrizioni aperte, le scuole non sanno ancora se hanno avuto o meno l'approvazione della sperimentazione e non lo sapranno entro il 28, perché gli uffici scolastici regionali hanno tempo fino al 21 per inviare la graduatoria da loro preordinata, non ce la faranno entro il 28, quindi i tempi sono, voglio dire, sotto questo aspetto io non l'ho detto prima, ma è proprio veramente tutto sbagliato. Tuttavia però una riforma seria del sistema secondario in Italia andrebbe pensata. Non dimentichiamo che la riforma Berlinguer del 2000, legge 30, aveva previsto già 20 anni fa, aveva previsto proprio per le motivazioni che abbiamo ampiamente dibattuto in questo incontro, aveva previsto che si arrivasse al diploma a 18 anni, però l'anno era stato tolto diciamo al ciclo primario, al nuovo ciclo primario, quindi alla scuola secondaria di primo grado all'epoca, alla scuola media dell'epoca, e come ricordiamo fu una levata di scudi che fece cadere rovinosamente una riforma che invece, come vediamo, ha ancora tanti aspetti utili che potrebbero essere ripresi e riproposti. Beh, Domenica, allora, in attesa di celebrare i 100 anni della riforma Gentile sì, siamo. E di vedere appunto quali saranno poi dopo gli effetti di questi istituti, di questi cicli quadriennali, io ti ringrazio per la disponibilità e per il tuo contributo alla discussione e alla riflessione. Ti auguro buon lavoro e che di questi grazie. Periodi di sempre questo augurio, grazie. Ne hai sicuramente bisogno e ti mando un caro saluto a nome di tutti quanti coloro che ci hanno ascoltato e visto. Grazie, viva la scuola italiana. Grazie. Certamente, ciao, ciao, ciao. Ciao.